principio era Project Zwei, poi è diventato The Evil Within. E proprio per questo titolo siamo volati fino in Giappone per una visita presso gli studi di Tango Gameworks, il neonato studio di sviluppo voluto da Shinji Mikami, che ha al lavoro su un gioco molto molto ambizioso per conto di Bethesda. Con The Evil Within, Shinji Mikami, il papà di Resident Evil, vuole tornare alle origini del survival horror, un genere sin troppo bistrattato in questi ultimi anni. Il prologo mette subito in chiaro cosa ci aspetteremo. Il setting iniziale è un ospedale all'interno del quale è avvenuto un omicidio di massa estremamente cruento e dalle cause sconosciute. Il protagonista principale è Sebastian, detective che arriva sul luogo dell'omicidio, accompagnato da due colleghi insieme ad una ragazza che, siamo sicuri, non è lì per caso. L'atmosfera è decisamente lugubre, si respira un senso di inquietudine e di mistero perché non si capisce cosa sia realmente accaduto e la pioggia accentua maggiormente questa sensazione. All'interno dell'ospedale è il caos, decine di persone decapitate, mutilate, morte dalla paura giacciono in terra. Una sorta di entità mascherata con la capacità di trasmigrare tra i corpi ha cominciato ad uccidere. Anche Sebastian sta per toccare la stessa sorte, ma riesce a fuggire, correndo attraverso cunicoli stretti e bui, cercando di non farsi scoprire dall'enorme creatura, magari lanciando delle bottiglie per distogliere la sua attenzione. Il prologo di The Evil Within ci ha ricordato tanto atmosfere un po' sopite, ovvero l'idea di avere risorse limitate e di essere impotenti di fronte agli eventi, con in più la sensazione terribile di non sapere cosa è successo e con quale male estremo ci stiamo confrontando. L'arrivo all'ospedale è simile a quello del primo Resident Evil, lo stile grafico pure, ma la telecamera più dinamica, l'utilizzo della filigrana e il character design si avvicinano anche ad un Silent Hill, per un survival horror che sembra avere i toni più disturbati del capostipite del genere. La seconda parte della demo era denominata Perth House e ci ha permesso di assaggiare le dinamiche del sistema di combattimento e di controllo. Ci sono parecchi rimandi a Resident Evil 4, però anche qualche variazione sul tema. Sebastian è inquadrato di spalle, leggermente spostato sulla sinistra, i movimenti sembrano essere quelli classici della serie, così come gli scontri a fuoco. L'interfaccia invece è stata notevolmente ridotta per interferire il minimo possibile con l'azione. È possibile cambiare al volo l'arma secondaria, mentre con la pressione del tasto back compare il menu per la scelta degli aiuti, come le siringhe per ripristinare l'energia. Varia la fauna che abbiamo incontrato, da avversari umanoidi in decomposizione, simili a quelli di Resident Evil, ad altri più veloci che attaccano da soli o in gruppo. Non manca qualche novità per il genere, come l'introduzione delle trappole sotto forma di mine che possono essere piazzate in giro per lo scenario ed esplodono al contatto con gli infetti. A detta di Mikami, questo elemento introdurrà una componente strategica piuttosto marcata nei combattimenti. Le risorse saranno limitate anche per le armi e il giocatore dovrà decidere quando fuggire, quando uccidere tutti e quindi utilizzare il ristretto arsenale con grande oculatezza. The Evil Within sembra essere un survival horror hardcore a tutti gli effetti, con elementi vecchi e nuovi del genere che si mescolano in un'atmosfera assolutamente disturbata e paurosa. La speranza è quindi che storia, varietà, tensione e bilanciamento siano di alto profilo durante tutto l'arco dell'avventura. Nei prossimi mesi avremo modo finalmente di provare The Evil Within in prima persona e capire se davvero riuscirà a portare i survival horror ai fasti di un tempo. Il nuovo titolo sviluppato da sto c***o, questo non lo mettere, no, tutto. No, da sto, vabbè, poi io.